C'è qualche lurido negro qui stasera? Volete accendere le luci, per favore? E i camerieri e le cameriere possono smettere di servire per un momento? Grazie, grazie, grazie. E spegnete i riflettori. Allora, che cosa ha detto? C'è qualche lurido negro qui stasera? Io so che ce n'è uno perché lo vedo lavorare laggiù. Vediamo. Ecco là, due luridi negri. E fra quei due negri c'è un giudio usuraio. E là c'è un altro giudio, due usurai e tre luridi negri. E c'è anche uno spaghetti, giusto? Oh, ecco un altro spaghetti. E ecco là un greco traditore. E poi un paio di spagnoli unti. E anche tre ubriaconi irlandesi vestiti bene. E poi c'è un tipo nero, 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 moro, brutto. Un lurido negro. Ho tre usurai qui. Qualcuno dice cinque usurai, siamo a cinque usurai. Qualcuno dice sei spaghetti, ho sei spaghetti. Qualcuno dice sette negri, siamo a sette negri. Aggiudicato. Io passo con sette luridi negri, sei spaghetti, cinque ubriaconi irlandesi, quattro greci traditori e tre usurai. Stavi per spaccarmi la faccia, vero? E con questo siamo arrivati al punto. E cioè che è la repressione di una parola quella che le dà violenza, forza, malvagità. Attenti. Se il presidente Kennedy apparisse in televisione e dicesse, vorrei farvi conoscere tutti quanti i negri del mio gabinetto. E se continuasse a dire negro, 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 e tutti i negri che vede. Moro, 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 negro, 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 finché negro non significa niente, mai più. Allora non vedreste più piangere un bambino di colore di sei anni perché qualcuno a scuola lo ha chiamato negro.